parco e nella nostra area marina l'estate non finisce mai. Strade di Preda Niedda a rischio chiusura. Potrebbe deciderlo a breve il commissario liquidatore del consorzio della ZIR, viste le condizioni critiche del tratto viario. Sicuramente la chiusura a senso unico alternato per darci la possibilità di non far veicolare i mezzi sul lato destro della carreggiata, che è quello che ha buche profonde addirittura neanche di mezzo metro. È pericolosissima per il traffico locale. Nessun soldo in cassa per le manutenzioni. Abbanoa infatti continua a pignorare le entrate del consorzio per rifondere il debito da oltre 20 milioni di euro accumulato dalla zona industriale nei confronti dell'ente. Non solo ci ha pignorato i soldi del conto corrente postale, dove confluivano i soldi del consumo idrico degli utenti, poi addirittura ha pignorato anche dei soldi che non erano di proprietà del consorzio, ma erano intestate alla Regione Sardegna, somme rimaste da opere pubbliche. Situazione insostenibile anche per i dipendenti del consorzio, il cui stipendio arriva a intermittenza. L'unico rimedio è un intervento della Regione più volte sollecitata dal commissario. Almeno con Abbanoa, ecco, per chiudere questa partita, perché è quello che mi impedisce di andare avanti con la liquidazione. Diversamente, facciamo gli auguri di Buon Natale alla Regione, al Comune, e poi si dovranno trovare un altro commissario. Come noto, il gestore unico dell'acqua potabile in Sardegna si era ritirato nel 2019 dall'accordo di rientro del debito. Ora qualsiasi aiuto programmato rischia di non arrivare alla zona industriale. Arrivano dei finanziamenti. Se quei finanziamenti entrano da qualche parte, sono pronti a essere pignorati. Bisogna fare in fretta e farli sparire. Assurdo, stiamo parlando dell'assurdo. Stiamo parlando che la Regione pignora se stessa. Questo che non si riesce a capire. Street, azienda leader in Sardegna nel noleggio camion vela.